Siamo al Mashable Social Media Day con Gabriele Figus. Quando e perché una strategia di micro influencer marketing può giovare alla promozione di attività artistico-culturali? Allora, più che una strategia, io direi quando un'attività di influencer marketing può giovare. Può giovare quando c'è una strategia. La parte complessa di questa attività è proprio strutturare una strategia e andare a selezionare queste persone e formarle spesso e volentieri, perché alle volte si possono utilizzare delle persone che non sono ancora influencer o magari non lo vogliono neanche diventare, e quindi c'è una strategia di attivazione di tutte quante quelle leve che poi fanno parte del micro influencer marketing che noi andiamo a dare a queste figure. Quindi può funzionare quando c'è sicuramente una strategia e degli obiettivi condivisi tra il cliente, tra l'agenzia di riferimento e tra queste persone. In che modo un micro influencer che voglia muoversi nel campo delle attività artistico-culturali costruisce il rapporto con la propria community e allo stesso tempo acquisisce credibilità per le aziende? Allora, sicuramente quello che ad oggi un po' manca nel mondo dell'influencer marketing è un po' la verità, la genuinità, il fatto che le persone si emozionino nel portare avanti l'attività stessa. Quello che rende questi micro influencer o aspiranti tali papabili, appetibili per le aziende sicuramente è la loro verità, la loro genuinità, quello che hanno da dire, che avrebbero da dire ai propri amici, perché loro parlano con una community che è formata da amici, non da sconosciuti. Quindi io direi che la leva fondamentale per queste persone sia proprio la verità, non avere una strategia dietro. Grazie mille. Figurati.